No, 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 con Mister Nani Palloncini noi faremo ehohe. Ciao amici, bentornati su festecompleanni.com, io sono il vostro Mister Nani. Immagino abbiate già capito qual è l'argomento della scultura di oggi. Ci troviamo nel fantastico mondo di Biancaneve e i sette nani. Oggi vedremo come realizzare uno dei sette nani. No, Mister Nani. I sette nani, il più piccolo, il più giovane e l'unico senza barba. Di chi si tratta? Di Cucciolo! Cominciamo subito con la testa del nostro Cucciolo. Faremo due palline con la torsione ad orecchio come base per attaccare le orecchie vere e proprie. Poi con quattro salsicce faremo prima di attaccare la testa, dobbiamo completare i dettagli del corpo.
Dobbiamo aggiungere i piedini fatti con due salsicce con la torsione ad anello, i bottoni del vestito con due palline con la torsione semplice e alla fine aggiungiamo un anello con un palloncino verde per fare la base del vestito. Na 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 na. Non trovate che sia proprio carino questo cucciolo? Amici, voglio ricordarvi che potete trovare tutte le nostre sculture sul nostro sito internet www.festecompleanni.com. Prima di salutarvi, voglio fare un saluto a una bambina molto speciale, Alice da Este in provincia di Padova. Alice, questo cucciolo è dedicato a te, perché sappiamo che sei una bambina molto brava. Come faccio a saperlo? State attenti bambini, Mr. Nani sa sempre tutto. Ragazzi, un saluto dal vostro Mr. Nani e da Cucciolo. No, 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 no.